Cari quadisti, eccoci, intervista dopo gara 1, dominatore della COX2, Filippo Rondinini, spettacolare gara, spettacolare aggressione alla prima posizione, spettacolare centellinare di decimi di secondo per rischiare il minor affaticamento possibile al mezzo e portarsi a casa la prima posizione col minimo rischio. Filippo, è da parecchio tempo che ti vediamo aver concretizzato la tua professionalità di pilota e gestire le gare in questo modo spettacolare. Raccontaci da dentro il casco questa gara 1 della QX2 che ti ha visto dominatore e vincitore. Sono partito un po' male, è stata dura. Ma sei partito male per vedere se gli altri davanti facevano cozze? No. Perché ho sbagliato la partenza, mi sono trovato un po' indietro, poi ho cercato di recuperare, ho visto che il primo non era più così lontano, quando l'ho passato ho preso un po' di margine, l'ho registrato un po' fino in fondo, anche perché alla fine ero un po' stanco. Però abbiamo visto comunque nella nostra telecronaca, abbiamo detto che gli ultimi giri di una gara non sono mai stato il tuo forte, anche in questa gara abbiamo visto che sei andato in piena gestione, ma in questa gara se gli ultimi giri non erano il tuo forte, signori, lo erano ancora meno per gli altri, eh? Filippo Rondinini agli ultimi giri no, ho amministrato bene, è andata bene, sono contento, adesso spero che vada tutto bene in gara 2. E non sei parso assolutamente affaticato all'arrivo, anzi grande saluto al pubblico. Filippo, c'era parecchia gente che insomma doveva essere contenta per la gara che ho fatto, visto che erano in molti che tifavano. Ma è una gara spettacolare, è tecnicamente molto bello e molto importante per i giovani piloti imparare a gestire un distacco, affaticarsi di meno, affaticare di meno il mezzo, perché ricordiamo che la rottura della catena all'ultimo giro o comunque una foratura compromette il risultato. Filippo, in quest'ultimo anno ti abbiamo visto crescere tantissimo, 2 anni fa sei cresciuto molto come velocità sul singolo giro, quest'anno veramente la chiusura del cerchio, un Filippo Rondinini concreto, capace di gestire il distacco, capace di gare perfette. Cosa deve fare un pilota per riuscire a gestire al decimo di secondo un distacco sul traguardo rispetto al secondo, come sei riuscito a fare tu con Cerri in gara 1? Queste cose me le ha insegnato Nicola, che lui giustamente mi ha insegnato, visto che non ha Nicola Montalbini, ovviamente. Visto che non ho la capacità di tenere il ritmo per tutti i giri. Non avevi? Perché non ho ritmo per tutti i giri di 20 minuti, bisogna che cerchi di gestirti, nel senso che parti magari, dai tutto quello che hai, 5-6 giri, se poi te ne vai e poi giostri, cerchi di giocartela giostrandoti il distacco che hai dal secondo, tenendolo d'occhio logicamente, magari rallenti anche un po', che ti riposi un po', poi si vede che si avvicina. Insomma, ridai giù per un giretto, provi a ritirare un po' l'elastico. L'elastico, esatto. E soprattutto da grande professionista, ricordiamo che in tutta la gara tu abbia controllato il distacco sul secondo, che è cambiato durante il tuo dominio di gara più volte, ma neanche una volta ti sei mai girato indietro. Sì. Cioè, il distacco si fa guardando nei punti in cui si incrocia la pista, ma assolutamente non girando. Esatto. Quanto è importante questo e quanto è difficile farlo? È difficile, è normale, viene più facile girarsi indietro, però non bisogna girarsi indietro perché non sembra, ma si perde del tempo. Quando, come dici te, negli incroci di pista, quando tu fai una curva, tipo qua c'è un punto, tu fai una curva e torni giù e vedi il tuo avversario senza bisogno di girarti, lo vedi arrivare, da lì controlli, ti gestisci, così girandoti indietro perdi un sacco di tempo, non sembra, ma è così. E quindi un consiglio ai ragazzini, non giratevi indietro. Non girarsi indietro. Grande Filippo, Filippo Rondinini in gara 2, full gas in partenza. Speriamo. E allora, Filippo, i nostri complimenti, veramente una grande gara, abbiamo fatto l'intera telecronaca e sei stato fantastico. Grazie.